non è detto. L'ultima domanda, il papà di Davide, un ragazzo che ha questo disturbo, raccontava che a scuola suo figlio subisce anche le aggressioni di ragazzi bulli. Allora, da dirigente scolastico, chiedo a lei che è il dirigente scolastico, questo fenomeno, cioè abbiamo, ormai ce lo stiamo dicendo e ridicendo, che ci sono sicuramente dei bambini più a rischio, dei ragazzi più a rischio, e non c'è un modo per far fronte a tutto questo, fare attenzione a tutto questo? Questo bambino non voleva andarci più a scuola, questo ragazzo, cioè perché devono subire anche questo? Possibile che non esista un modo? Capisco, le chiedo la domanda epocale, però... Non esiste un modo in assoluto, esiste una costante attenzione da parte dei docenti e ovviamente un coinvolgimento anche degli altri genitori della classe su questa situazione. Mi preme segnalare proprio che la direzione dello studente del nostro ministero ha attivato un numero verde per il bullismo e si sta occupando in modo particolare di questa situazione con persone che sono disponibili ad andare nelle scuole per sostenere i docenti e i genitori delle classi in cui sono presenti fenomeni di bullismo, proprio per creare una cultura diversa che consenta ai bambini di essere tolleranti nei confronti dei compagni. Noi la ringraziamo, la auguriamo un buon lavoro. Grazie. Grazie. Federico Bianchi di Castelbianco non era d'accordo con la domanda? Non ero d'accordo sul fatto cosa si possa fare per proteggere una persona che soffre di un disagio nella scuola. Non è questo disagio, tanti bambini hanno disagio e tanti vengono presi di mira, ovviamente, altrimenti non sarebbe bullismo, ma si chiamerebbe in un altro modo. Il problema di fondo che stiamo sentendo i vari argomenti, io credo che partiamo da un presupposto, che tutte le persone che sono qui nella sala cercano di fare qualche cosa per i bambini, in forma assoluta. Il problema che sorge è sul discorso dell'ADHD, qual è? Che se noi prendiamo l'esempio della scuola, questa docente ha detto: io ho 3 bambini con questo problema. Su 900, quindi andiamo su una percentuale che diventa accettabile. Il problema dove sta? Che nelle varie, proprio l'AIFA sul suo sito ha riportato che varie ricerche fatte nel territorio italiano, nei vari aspetti, trovavano dal 6% allo 0,40%. Quindi qual è il problema? Il problema abbiamo che non c'è una tante discussioni, qual è la modalità diagnostica. Perché, quindi, secondo lei i numeri sono giusti, non c'è una sottovalutazione? No, anche perché accanto a questo dobbiamo metterci disturbi oppositivi, disturbi di condotta, bambini depressi, cioè dobbiamo mettere tutti coloro i quali presentano delle manifestazioni simili al discorso della ADHD, ma che chiaramente, ora dove sta il problema? Il problema è questo, che questa divergenza di opinioni sulla valutazione diagnostica è legata al fatto, facciamo un esempio, se fosse un problema di epilessia o di un ritardo mentale, questa divergenza, parliamo sempre dell'Italia, non la troverà, sì, potrà essere una differenza nell'approccio terapeutico, ma praticamente tutti riscontrano, la diagnosi è sempre la stessa. Nella ADHD, quindi, allora che cosa accade? Che non è un problema di competenza, perché qui non è un problema delle competenze degli specialisti, è proprio questa reale difficoltà. Allora che cosa accade? Abbiamo questa enorme divergenza. Questa enorme divergenza deriva dal fatto... Ma enorme divergenza tra chi? Tra psicologi e psichiatri, sono tutti divisi. Qui il problema, non abbiamo una categoria a favore e una pro. All'interno del Servizio Sanitario Nazionale, all'interno degli stessi psichiatri, neurologi, psicologi, c'è proprio una grande differenza. Ora il problema, questa grande differenza sta proprio nella possibilità diagnostica. D'altra parte, questo è indubbio, che la modalità diagnostica non è assolutamente, diciamo così, affidabile. Posso dire una cosa sulla scuola? Sì, poi ascoltiamo anche per carità, è uscito 2 giorni fa, in Inghilterra è aumentato del 65% tutto quello che riguarda l'aumento della diagnosi ADHD e quindi la spesa farmacologica. È uscito 2 giorni fa.
Che cosa succede? Perché? Perché la modalità diagnostica, la cosa più rilevante, è basata su questionari svolti a familiari e insegnanti, e gli insegnanti hanno proprio chiesto un aiuto, anch'esso farmacologico, che hanno portato la spesa a 31 milioni di sterline, cioè il 65% in 4 anni. Ora, non può essere, la DHD non può essere un contagio. Mi spiego, quindi che cosa significa? Se non è un contagio, significa che la modalità valutativa non è così affidabile come viene indicato. E quindi, tradotto proprio in soldoni, un bambino molto vivace che però mi dà fastidio in classe, in questo caso io gli do una pasticca intera. Negli Stati questo. Uniti succede anche questo, esatto. Per quindi, placare la ora, sua vivacità. Quando si parla di 1600 casi, significa che sono 1600 casi dove cercano tutti quanti di capire. Esatto. Se parliamo di 50.000 casi, come accade, significa che qualcosa non quadra. Anche perché non è l'Italia, non è questo posto così disastrato che non, diciamo, che non sanno che cosa fare. E ugualmente, quindi io credo che, e abbiamo ormai tante divisioni, tante situazioni, che è una cosa che va presa veramente con le molle. Quindi torniamo alla diagnosi. Sì, la diagnosi effettivamente è il procedimento più importante di tutto il disturbo. È una diagnosi complicata, complessa, e questo è dovuto a vari fattori. Uno dei fattori è che il disturbo è eterogeneo. Non c'è dubbio che il disturbo non è una malattia singola, è un disturbo molto complesso, eterogeneo. La diagnosi non può essere fatta dal genitore, dall'insegnante, né dallo psicologo, perché il disturbo è un vero e proprio, quando c'è un vero e proprio disturbo del cervello. La diagnosi viene fatta dai servizi di neuropsichiatria infantile con un procedimento lungo e complesso. Che non è solo un questionario, ma bisogna evidenziare che il disturbo è presente in vari contesti. Non bastano i questionari, non bastano le scale di valutazione, ma serve l'osservazione diretta del bambino e serve soprattutto anche la valutazione neuropsicologica. Ma certamente è vero che non esiste un marcatore biologico. Questo purtroppo non è un problema solo della DHD, sì, ma è un problema che riguarda l'autismo, che riguarda molte sindromi comportamentali, e guarda caso anche per l'autismo abbiamo poi dei numeri molto differenti, perché anche per l'autismo abbiamo delle prevalenze enormi. Quello che mi sembra di poter dire è che comunque le diagnosi sono affidabili se sono effettuate da persone competenti. Ci vogliono due o tre osservazioni e del intimo, bambino, come si diceva, dopo aver fatto tutte le scale ed essere sicuri di tutto. La diagnosi deve essere il più precoce possibile, perché c'è un problema che non va sottovalutato. Se noi interveniamo molto precocemente, le terapie psicoeducative possono essere molto più efficaci. Quindi è molto importante riconoscere da subito se c'è un disturbo, perché possiamo intervenire nel momento in cui il cervello è ancora plastico e può essere sensibile alla educazione psicoeducativa.